Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a affrontare il terzo episodio di Gratta e Vinci. Volevo mandarlo fuori più tardi questo video, o meglio, volevo farlo più tardi, però è una settimana che sono bloccato in casa con la febbre, quindi non ho una mazza da fare, non posso neanche uscire, non posso fare niente. Quindi ho deciso di invitare uno sfidante. Allora, ho preso un Gratta e Vinci che non avevo mai visto, si chiama I simboli del miliardario. In pratica questo gioco in cosa consiste? Se trovi tre simboli uguali in linea verticale o orizzontale o diagonale, già difficilissimo, vinci il premio verticale o il premio orizzontale o il premio diagonale. Se formi una linea verticale o orizzontale o diagonale di tre simboli uguali, utilizzando il simbolo bonus per due, raddoppi il premio verticale o il premio orizzontale o il premio diagonale. Cosa ci ho capito? Niente! L'ho letto per la prima volta adesso, quindi... Però ragazzi, stavolta questa sfida non la affronterò da solo. Ho deciso di affrontare il mio più acerrimo nemico. Ho deciso di affrontare il mio alter ego. Signore e signori, vi presento lo sfidante Around. Ciao ragazzi, sono il vostro Around di turno. Andremo a dividere tutti i Gratta e Vinci. Sono 25, non posso farne 12 e mezzo a testa, ma visto che fa lo sbruffoncello ragazzo, ne do di più a lui. Voglio vedere chi vince di più tra me e lui. Ne prenderò 12 io e 13 lui. Ne do uno in più, non posso dargli sto gran vantaggio. Sì, beh, a parte che i 13 Gratta e Vinci potevi tenerti di te, io mi tenevo i 12 che tanto vinco lo stesso. Vinco lo stesso. Questo lo vedremo. Possiamo partire con il video. Ragazzone, sei pronto? Chi vince vince, chi perde perde. Però chi perde paga da bere all'altro. E tra me e te non so chi è che ha più sete, però sicuramente sarà molto dispendioso, quindi sia me che te cerchiamo di vincere. Partiamo. E poi non sono un poveraccio che gratto i Gratta e Vinci con 5 centesimi. Io gratto col mio euro, il mio euro porta fortuna. Il primo è andato e niente da fare. Andiamo col secondo. Cioè già col primo sto vincendo, premio orizzontale subito, vediamo, me li pago io gli aranci, 5 euro, e anche il secondo è andato, niente da fare, e anche il terzo, niente feo. Ragazzo, come andiamo lì? A che punto sono? A che punto vuoi che sia? Tra Gratta e Vinci ho vinto già 5 euro. È buona media, secondo me. Beh, vanno avanti, eh. Aramofre fa bravo, eh. E anche il quarto è andato, non niente da fare, anche il quarto. Che cazzo è che ti va a chiamare, zio Polo? Niente da fare. E anche il quinto niente, porca trottola, non si vince la mazza, simboli miliardario non lo comprerò mai più. E anche il sesto niente da fare. Round, come va lì? Che io qua non concludo una fava. Attenzione, abbiamo la prima vittoria, Rambino, io viaggio, ragazzo, viaggio. Fai intanto il ciottone, vai in giro, spendi i soldi. Intanto me ne sto in casa e guadagno. Ma guarda, ti sto pirla, oh. Ma guarda, faccia da pirla. Fai bravo che adesso ti batto. Oh, ma vaffanculo. Figa, avevo visto 500 euro, però in realtà avevo confuso l'orizzontale con il verticale. E anche a farlo verticale con l'orizzontale. E infatti, 5 euro. Round, la senti questa voce? Andiamo avanti. Continuiamo con la serie di sconfitte. A me ne mancano 3, ragazzo, a te cosa ne mancano? Anch'io sono arrivato agli ultimi 3, ragazzi, a differenza sua, io negli ultimi 3. Qualcosa vincerò, che sia un euro, che siano 100.000, perché il primo massimo è 100.000 euro. Se vinco 100.000 euro, spacco la fotocamera. No, non è vero, voglio bene, papà. Oh! Anche questo, niente da fare. Stai andando un po' a rilento, ragazzo. Niente da fare, ultimi due. Niente! Penultimo. Cazzo mio, penultimo. Ultimo, penultimo. Secondo degli ultimi. Attention, please, abbiamo un premio in verticale. Round, sei pronto a vedermi volare via verso l'aurora boreale e te andare in giro per i posti abbandonati? Oh, 2 euro. 2, niente, non c'è trippa per gatto. L'ultimo. Toppa.
Però adesso sono a 7 euro. Te quanto sei? E con l'ultimo dichiaro 7 euro di vittoria su 13 gratte e vinci. E niente signori, anche l'ultimo è perdente, quindi dei miei 12 gratte e vinci io ho vinto 7 euro. Ah, ma anche te hai vinto 7 euro, quindi dai, abbiamo pareggiato. Sì, io avevo la possibilità in più, però dai. Te la sei cavata pure te, Mafre. E direi che non per parlare male, ma i simboli del miliardario non comprateli mai, perché per adesso è il peggior ranking che ho avuto. Bene ragazzi, il video si conclude qua. Se vi è piaciuta la sfida, fatemi sapere nei commenti per chi ti favate, se per me o per Around. Comunque il mio guadagno totale di 12 gratte vinci è stato di 7 euro e quindi neanche stavolta non andrò a vedere l'aurora boreale. Se volete pagarmela voi va bene lo stesso, me lo evito di comprare i gratte vinci e avere suspense tutte le volte per niente. Lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo Around. Ciao. Beh ragazzi, comunque per concludere, cazzo di capelli c'ho. Questi sono i perdenti e questi sono gli esimi vincenti. A prescindere dal round o dal Mafre, comunque è stato così. Ricapitolando, avevo preso 25 gratte vinci da 2 euro ancora, come nel secondo episodio dei gratte vinci, usando quei soldi lì che anche li avevo recuperato col primo episodio dei gratte vinci, quindi andate a vederli. Ho speso 50 euro di gratte vinci ovviamente, e a round mi ha portato a casa un gratte vinci da 5 e uno da 2. Manfred mi ha portato a casa un gratte vinci da 5 e uno da 2, quindi parità perfetta. Il problema è che hanno in totale hanno vinto 14 euro, quindi sono un po' fuori budget. Il che vuol dire che la prossima volta, quando farò il quarto episodio dei gratte vinci, dovrò investircene di più di tasca mia. Adesso vediamo se ho voglia di montare il video, perché sono alquanto stanco e sono influenzato ancora. Non è che sto allegramente. E noi ci vediamo al prossimo. Allora.